In primo piano la cronaca, violenza su una 18enne in stazione cattolica, arrestato dalla polizia un 30enne nigeriano a incastrare l'uomo alla memoria della vittima che ha ricordato il numero di cellulare dell'aggressore. Sarà un Ferragosto all'insegna del sold out, Rimini, una città tornata forte sui mercati internazionali, dice il sindaco Gnassi, che parla di una crescita dell'11,95% negli arrivi e dell'8,5% di pernottamenti. In regione furti di identità e frodi creditizie sono in aumento in Emilia-Romagna, dove nel 2016 sono stati rilevati 1.898 casi, più 6,2% rispetto all'anno precedente. Lo sport, il calcio, Rimini inserito nel girone D del campionato nazionale dilettanti, nel raggruppamento che oltre all'Emiliano-Romagnolo vede le squadre toscane e quelle umbre. Ben ritrovati con la nostra informazione, la cronaca in apertura, perché ci occupiamo di un caso che sembrerebbe risolto, ovvero un cittadino nigeriano con permesso di soggiorno sarebbe il presunto stupratore della 18enne nei bagni della stazione di Cattolica ed è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Rimini su ordine del sostituto procuratore Davide Ercolani. L'uomo, 30 anni, Jeffrey Oniobo, regolare in Italia, è stato riconosciuto dalla vittima, una giovane straniera ospite di una comunità per emigranti rifugiati, dopo che la polizia l'aveva rintracciato tra alcuni connazionali. Le indagini lampo della squadra mobile sono partite dopo che la 18enne è finita in ospedale lo scorso 7 agosto a causa delle lesioni subite durante lo stupro. Come la ragazza ha raccontato, l'uomo prima l'ha aspettata davanti al negozio dove lavora Cattolica e poi con una scusa l'ha tirata nei bagni della stazione e l'ha costretta a subire rapporti sessuali completi. La 18enne approfittava di un momento di distrazione del nigeriano, era però riuscita a leggere il numero di telefonino dell'africano che dunque aveva abusato di lei e l'aveva lasciata poi andare. E quello stesso numero di telefono è così servito agli investigatori per risalire all'identità dell'intestatario della scheda telefonica, risultato poi essere un conoscente del nigeriano e quindi e poi al presunto stupratore trovato in possesso della SIM card corrispondente e del cellulare. La polizia ha quindi convocato con la scusa di una verifica sui permessi di soggiorno sia l'intestatario della scheda che il presunto stupratore insieme con altri giovani africani. Quando il trentenne è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla vittima, ma sono scattate le manette, lo straniero è stato quindi arrestato con l'accusa di violenza sessuale e lesioni. Voltiamo decisamente pagina, ci occupiamo adesso del Ferragosto, insomma siamo ormai alla vigilia, sarà un Ferragosto all'insegna del sold out. A Rimini, una città tornata forte sui mercati internazionali, dice il sindaco Andrea Gnassi, che parla di una crescita dell'11,95% degli arrivi e dell'8,5% di pernottamenti. Sentite. Sarà un Ferragosto all'insegna del sold out, Rimini, del resto qualche ora fa Booking.com registrava un 95% di riempimento, una città piena di turisti, come non la si vedeva da anni, in centro ma soprattutto sulla spiaggia. Rimini è tornata forte sui mercati internazionali, dice il sindaco Andrea Gnassi, che coglie l'occasione ferragostana per fare un primo bilancio della stagione, che sarà ancora lunga, ci tiene a precisare, o che forse non si fermerà mai, complice le migliaia di eventi che caratterizzano le giornate all'ombra dell'Arco d'Augusto. Ma lo step è sul primo semestre del 2017. Gnassi snocciola i dati citando Fontistat, crescita dell'11,95% negli arrivi e un più 8,5% di pernottamenti, con giugno che ha segnato un più 13,3% di arrivi e un più 10,6% di pernottamenti. Merito della percezione di un paese sicuro e del meteo, riconosce Gnassi, ma anche di un brand, quello di Rimini, che funziona ovunque, del lavoro all'estero che ha permesso di recuperare sui mercati di Russia e Germania. Si parla di una più 17,7% di presenze nel semestre, riportando la componente straniera al 28% del totale e con la crescita del mercato polacco. Una città dunque che è tornata forte sui mercati internazionali. La percezione reale di una Rimini viva e dinamica è quella che si avverte a Milano, a Monaco di Baviera o a Mosca, dice Gnassi. C'è stato il meteo a darci una mano, riconosce, ma è altrettanto vero che alcune cose che abbiamo fatto stanno riposizionando Rimini. Sul mercato russo è stata fatta un'operazione con un grosso gruppo industriale che ci ha consentito di arrivare in 1.700.000 famiglie con una linea di prodotti che si chiama Rimini, aggiunge il primo cittadino malatestiano, per il quale la destinazione in Romagna sta funzionando sul mercato italiano ma anche su quello estero, e Rimini è la locomotiva di questo processo.
E sarà un Ferragosto piacevole anche dal punto di vista meteoclimatico, perché dopo la tempesta da quale vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi, che si è abbattuta soprattutto sul Fornivese e sul Ravennate, in Riviera le temperature torneranno gradualmente ad alzarsi già a partire da domani e sarà dunque un 15 agosto piacevole da un punto di vista climatico. Ne abbiamo parlato con il meteorologo, con Pierluigi Randi, sentite. Sembra davvero che il tempo instabile degli ultimi giorni, culminato col temporale violento di giovedì, abbia le ore contate. Ieri si sono registrati in Romagna valori gradevoli con temperature massime che hanno superato i 30 gradi nelle zone di pianura interna e oggi si è verificato qualche isolato rovescio, ma già da domani tornerà protagonista l'alta pressione e dunque cieli sereni per Ferragosto e caldo comunque contenuto nelle zone interne. Insomma, la Riviera può tornare a sorridere. Domenica probabilmente sarà una bella giornata, con cielo sereno, poco nuvoloso ovunque e praticamente assenza di fenomeni. Le temperature torneranno a salire, però lo faranno in modo moderato, nel senso che domenica probabilmente avremo temperature intorno ai 31-32 gradi, le massime sulle zone interne intorno ai 28 gradi lungo la costa, quindi sono direi temperature normali per questo periodo. Poi l'alta pressione dovrebbe reggere anche per i giorni successivi, quindi lunedì e martedì complessivamente dovrebbero essere due belle giornate, forse avremo qualche passaggio nuvoloso, ma non oltre questo, quindi velature oppure qualche temporaneo annuvolamento, ma non dovremmo avere precipitazioni né il 14 né il 15. E con temperature che da martedì tenderanno a salire ulteriormente, però senza riportarsi ai valori che abbiamo avuto nei giorni scorsi, quindi probabilmente farà un po' caldo martedì, però non dovremmo essere su livelli insopportabili come poi è accaduto di recente, quindi direi che la domenica e il ponte di Ferragosto depongono piuttosto bene, con un tipo di tempo estivo senza particolari eccessi di caldo, a parte qualche debole passaggio nuvoloso, insomma non andrei oltre questo. Momenti concitati in via Fada, Rimini, quando all'alba di oggi un taxista ha rifiutato la corsa ad una famiglia di Brindisi con una bimba autistica. Secondo quanto emerso, il nucleo familiare era arrivato in città verso le 7 con un pullman di linea, appena scesi hanno cercato un'auto pubblica per raggiungere l'hotel, dove avevano prenotato una camera. Alla vista del taxi, però, la piccola fetta d'autismo ha iniziato ad agitarsi e il conducente si è rifiutato di trasportarli, adducendo problemi per l'incolumità sua e del mezzo, lasciando così la famiglia in mezzo alla strada e allontanandosi. Sono stati chiamati così i carabinieri. Alla vista delle divise, i genitori della piccola ancora molto agitati hanno chiesto ai militari di poter far salire la figlia sull'auto di servizio. I carabinieri hanno acconsentito, facendo accomodare la bimba sui sedili posteriori con le portiere aperte. In pochi minuti la piccola si è calmate, la crisi è stata superata. Visto il comportamento del precedente taxista, questa volta sono stati i carabinieri a chiamare il centralino dei taxi per richiedere una nuova auto. La famiglia della ragazzina e gli albergatori hanno ringraziato i carabinieri per il loro intervento. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ravenna 2,6 kg di sigarette, 130 pacchetti in vendita presso un bar all'interno di un campeggio senza alcun regolare permesso, pur sprovvisto del patentino rilasciato dall'amministrazione dei monopoli di Stato, spiega una nota. L'esercizio agiva come una vera e propria rivendita ufficiale di tabacchi, con dietro alla cassa un espositore dei diversi pacchetti di bionde. Le fiamme gialle, entrate nel locale per un controllo, hanno sottoposto a sequestro tutte le sigarette presenti, segnalando poi il responsabile dell'esercizio ai monopoli di Stato per aver organizzato una rivendita abusiva. Il titolare dell'esercizio, conclude la nota, dei finanzieri ravennati rischia adesso anche l'applicazione della sanzione accessoria, della chiusura dell'esercizio o la sospensione della licenza o dell'autorizzazione. Voltiamo decisamente pagina, torniamo in qualche maniera ad occuparci del caldo che ha coinvolto, ha riguardato la nostra regione, buona parte dell'Italia e con esso gli incendi le scorse settimane. Ebbene, incendi anche nel Riminese, in questo caso in Valconca, dove un primo incendio all'inizio di agosto aveva creato non pochi problemi nella zona di Montescudo, zona di Montescudo che è stata teatro ancora una volta due giorni fa di un incendio prontamente domato e fortunatamente, aggiungiamo noi, domato dai vigili del fuoco, sentite.
Le temperature bollenti dei giorni scorsi e talvolta la disattenzione di qualcuno che incurante dei rischi getta un mozzicone di sigaretta alimentano incendi anche in provincia di Rimini, che in questo periodo evidentemente non fa eccezione con quanto accade nel resto del bel paese e della Valconca a pagare il prezzo più salato. Era accaduto lo scorso 4 agosto sul monte tra Albereto e Vallecchio di Montescudo, è successo di nuovo giovedì a Montescudo e solo grazie alla tempestività dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine è stato scongiurato che le fiamme divorassero ettari preziosi di bosco. Mentre eravamo io e mio figlio qui, ci eravamo fermati 2 secondi, lui mi ha detto: "Babbo, guarda che sta partendo un incendio". Era le 11:37 di ieri mattina. E subito la prima cosa che ho fatto, ho chiamato i vigili del fuoco, poi subito dopo abbiamo chiamato i carabinieri qui di Montescudo. Ci siamo corsi anche noi perché non trovavano la via dove era l'incendio, però avevamo detto ai carabinieri, loro sono andati davanti e hanno anticipato quello che dovevamo fare noi, ecco. Dopo mezz'oretta sono arrivati i vigili del fuoco, quella zona là, e ci hanno impiegato circa 2-3 ore per spegnere l'incendio, sono stati molto tempestivi. Grazie anche alla forza dell'ordine che ha dato una buona mano perché per non far entrare le macchine, diciamo, lungo la strada, e i vigili del fuoco hanno potuto fare più veloci possibili. E poi un ragazzo favoloso dei vigili del fuoco è andato su con il fuoristrada con la botte dell'acqua sopra, dentro la foresta per fermare il fuoco anticipatamente, ecco, prima che prendesse fuoco tutta la collina. E grazie a questo abbiamo salvato il monte di Montescudo, diciamo, il monte della Croce di Montescudo, perché se arrivava lassù in cima andavano le ville, andavano le case anche degli abitanti, ecco. Al lavoro a Rimini i primi volontari impegnati a preparare il meeting in programma nella città romagnola dal 20 al 26 di agosto per quello che è definito il pre-meeting. Tra ieri e oggi sono giunti in riva all'Adriatico 400 persone tra i 19 e gli 80 anni provenienti da tutta Italia, Svizzera ma anche dalla Lituania. In maggioranza si tratta di studenti universitari e adulti che lavoreranno per allestire l'evento. Poi in occasione del meeting ci sarà il consueto cambio della guardia con 2.259 volontari provenienti da ogni parte d'Italia e dal mondo. Si parla di Brasile, Stati Uniti, Paraguay, Lituania, Inghilterra ma anche Spagna, Svizzera, Russia, Ucraina, Bielorussia e Perù. Tra i volontari del pre-meeting il numero più consistente arriva dalle università milanesi, seguiti da quelli delle facoltà emiliano-romagnole di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Rimini, tanti anche gli adulti riminesi cui si aggiungono 15 studenti delle scuole superiori. Con la nostra informazione adesso andiamo in Regione. A Bologna furti di identità e frodi creditizie sono in aumento, in Emilia-Romagna, dove nel 2016 sono stati rilevati 1.898 casi. Si parla di un aumento del 6,2% rispetto all'anno precedente. Da Bologna il servizio è firmato da Alessio Bertini. Furti di identità e frodi creditizie sono in crescita in Emilia-Romagna, dove nel 2016 sono stati rilevati 1.898 casi, più 6,2% rispetto all'anno precedente. Il maggior numero di casi è stato registrato nella provincia di Bologna, che quindi si trova ad occupare la 13ª posizione nel ranking italiano, seguita a breve distanza da Parma. Ferrara è invece la provincia meno colpita da questo fenomeno criminale, nonostante una crescita rispetto all'anno precedente. A fornire i dati è l'osservatorio di CRIF, giunto alla 24ª edizione, che nell'ultimo aggiornamento stima che nell'intero anno 2016 a livello nazionale i casi siano stati più di 26.100, con una perdita economica che supera i 152 milioni di euro. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, Bologna in particolare ha fatto segnare anche la crescita più sostenuta in regione, con un eloquente più 25%. La maggioranza delle vittime sono uomini di età compresa tra i 41 e i 50 anni, questo perché, specifica l'osservatorio, c'è la tendenza da parte dei frodatori a individuare vittime che hanno stabilità reddituale, una storia creditizia consolidata ed elevata propensione agli acquisti di beni durevoli. Da sottolineare però come la fascia di età nella quale si rileva il maggior incremento sia quella degli under 30, a causa spesso di abitudini poco prudenti. Il prestito finalizzato continua ad essere la tipologia di prodotto di credito maggiormente colpito, ma aumentano le frodi perpetrate sulle carte di credito.
preso in pieno da un'auto mentre attraversa la strada, finisce in ospedale in gravi condizioni. È caduto ieri sera poco prima delle 22:30 a Rimini, in via Circonvalazione, all'incrocio con via Pomposa. La persona, di cui non si conoscono le generalità poiché era priva di documenti, probabilmente era in procinto di attraversare la strada quando il mezzo è sopraggiunto improvvisamente, urtandolo violentemente. Immediati soccorsi al 118, che hanno trasportato il paziente all'ospedale infermi per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri. E adesso il resto della giornata nelle nostre consuete pillole. Giovedì una pattuglia della Polizia Municipale di Riccione, che si trovava nei pressi dell'incrocio tra le vie Milano e Parini verso le 23:45, ha notato un ragazzino in sella ad uno Scarabeo Aprilia che viaggiava a luci spente, fermato per un controllo. Alla guida è risultato esserci un 19enne riminese che non è stato in grado di fornire agli agenti i documenti dello scooter. Allo stesso tempo il personale del municipale si è accorto che erano stati scollegati i fili dell'avviamento. Il 19enne ha raccontato di aver perso le chiavi, ma ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che era stato rubato a Rimini. Il ragazzo è stato quindi denunciato per ricettazione. Alla vista di una volante della polizia ha schiacciato il piede sull'acceleratore, ma il tentativo di eludere il controllo non è riuscito. Gli agenti del reparto prevenzione crimine di Bologna, impegnati ieri in un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato poco dopo le 17:30 a Forlì una BMW serie 3 nei pressi del cimitero monumentale di via Ravegnana. Raggiunta l'auto, a bordo vi erano due romeni, rispettivamente di 22 e 23 anni. Uno dei due è stato trovato con una modica quantità di marijuana, ragion per cui è stato segnalato a livello amministrativo come assuntore alla prefettura. La droga è stata sequestrata. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Lugo hanno individuato l'autrice del furto di una bici in piazza Baracca. Si tratta di una 44enne già nota alle forze dell'ordine, individuata grazie alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti in zona. La bici è stata rinvenuta all'interno del cortile di pertinenza all'abitazione della donna, una 18enne finita poi nei guai per il furto di alcuni cosmetici all'interno di un negozio. La giovane, dopo aver occultato i prodotti all'interno della propria borsa, ha oltrepassato le casse senza pagare. È stata fermata e presi in consegna dai militari, allertati dai proprietari del negozio. E adesso, come ogni sabato, andiamo a vedere gli appuntamenti, i principali appuntamenti tra stasera e domani nella nostra consueta agenda del weekend. Guardo allo sport e al calcio, perché sono stati finalmente diramati i gironi del campionato di Serie D, campionato nazionale dilettanti, nel quale quest'anno il Rimini parteciperà dopo aver vinto il campionato lo scorso anno di eccellenza. Rimini è stato inserito nel girone D, ci sono molte formazioni dell'Emilia Romagna, poi Toscana e Umbria. Tra l'altro l'ufficializzazione si è avuta soltanto nel tardo pomeriggio di ieri, ritardo sul previsto per l'allungamento dei tempi a causa di un ricorso. Tra le avversarie emiliano-romagnole nel girone molti derby, evidentemente anche con formazioni vicine. Ci sono l'Imolese, la San Mauresi, il Forlì, il Mezzolara, il Romagna Centro e il Sasso Marconi. Nel turno preliminare di Coppa Italia, il 20 agosto alle 16, Rimini, Romagna Centro allo stadio Romeo Neri.
Non c'è altro, con la nostra informazione mi fermo qua, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete continuare a vederci in diretta streaming 24 ore su 24, tutte le produzioni della rete, tutte quante, l'edizione sotto regione di Dizio Telerimi.it, al termine della sigla l'approfondimento, un approfondimento al nostro telegiornale sul Ferragosto e sulla buona cucina, insomma, e sull'alimentazione. Io vi ricordo domani, naturalmente come ogni domenica, la settimana Fatti Avvenimenti sui 7 giorni che ci siamo appena lasciate le spalle, l'informazione puntuale della rete che torna lunedì. Grazie per averci seguito, un buon fine settimana a tutti, arrivederci. Siamo alla vigilia di Ferragosto e qui a Rimini c'è tutta una preparazione, no? La Riviera si è preparata con tantissimi eventi e il Molo 22 si sta preparando altrettanto. Certo, ci stiamo preparando con tutto il nostro staff, sia della cucina che della sala, a ricevere i nostri clienti e soprattutto quest'anno con piacere abbiamo visto che abbiamo avuto tanti clienti stranieri, tanti, questo fa piacere perché vuol dire che il nostro lavoro serve, è servito e servirà per farci conoscere meglio. Abbiamo avuto tanti stranieri che sono venuti una sera, poi anche l'altra ancora, e questo può riempire solo di gioia, perché mandare avanti una location come questa non è facile, però noi ce la mettiamo tutta e aspettiamo i nostri clienti a trascorrere con noi la serata di Ferragosto, mangiando del buon cibo e stando in allegria e simpatia con i nostri piatti. Il caldo ci aiuta perché quest'anno è andata una bella stagione, un bel caldo, la nostra terrazza ci dà la possibilità di ospitare tanta gente, forse ne avremmo dovute avere un'altra per ospitare tutta quella che purtroppo dobbiamo mandare via perché siamo pieni, però ci fa piacere perché se la gente ci sceglie così in quantità vuol dire che il nostro lavoro e piace, e lo svolgiamo con professionalità e amore, proprio quello senz'altro, dal ricevere il cliente a tutta la serata quando va via e con proprio la professionalità che si può fare nel lavoro, dare al cliente insomma un sorriso, una buona parola, un buon cibo e tutto il resto. Restiamo qui, sentiamo le onde del mare, mangiare in questa location veramente suggestiva. La location la dice tutta, molte persone telefonano, dicono signora ci può dare un tavolo dove si vede il mare, e noi diciamo ma il mare si vede da tutte le parti perché siamo dentro l'acqua, e poi quando arrivano che magari non l'hanno mai visto, cioè rimangono stupiti perché la location merita tanto, insomma noi siamo soddisfatti perché ormai sono 4 anni che siamo qui, siamo conosciuti, lavoriamo con tanta gente del posto, questo ci fa molto piacere. E dico, quest'anno abbiamo lavorato con tanti turisti, siamo molto contenti, insomma il sacrificio che stiamo facendo dà dei buoni frutti. Il Molo 22 è una location eccezionale qui a Rimini, ormai conosciuta non solo qui in zona ma proprio in tutta l'Italia, e anche rinomata per i piatti di pesce. Sì, allora tra i nostri piatti di pesce abbiamo dei buonissimi antipasti freschi. Noi compriamo pesce fresco tutte le mattine, portiamo sulla nostra tavola pesce dell'Adriatico. Per quanto riguarda invece i primi, abbiamo pasta fatta a mano da noi, come i tagliolini al nero di seppia con il sugo al granchio, oppure abbiamo dei cappellacci del Molo con un sugo di pomodorini, olive e vongole. E poi rimangono le tradizionali grigliate con pesce azzurro, pesce fresco da mangiare appena sfornato. Avere questa bellissima location è anche una grande responsabilità per voi, no? Perché siete abbracciati dal mare da tutti i lati e mangiare qui sembra di essere veramente in mezzo al mare. Sì, oltre che una grande responsabilità, per noi è un grandissimo orgoglio perché comunque è un ristorante unico nella sua
tipicità, molte responsabilità, molte soddisfazioni. Ringraziamo tutti i riminesi, tutta la gente che ci dà comunque fiducia e ci continua a dare fiducia. E non ci resta che aspettare tanti turisti, tanta gente e festeggiare questo Ferragosto tutti quanti insieme. Auguriamo buon Ferragosto dal Molo 22. Susanna. Sonia. Ciao!